tutti e bentornati sul canale. Visto che ci sono state parecchie richieste, tra cui per primo Alessandro, oggi vi porterò appunto il video su come togliere un malocchio. Ora, vorrei ricordarvi che durante il video ci saranno citazioni ai video precedenti e chi indovina di quale video si tratta comparirà nel mio prossimo video. Dunque, come potete iniziare a vedere, qua c'è l'acqua, la mia acqua preferita, che praticamente uso sempre. Perché abbiamo anche una tazza di porcellana e un bicchiere di vetro dove dentro potete già vedere l'olio, come vedete è molto poco. Un fazzoletto per asciugarsi le mani, insomma serve sempre, e una forbice di ferro. Vedete? Nessuna parte in plastica. Ed è importantissimo che sia proprio in ferro, la classica forbice da cucito. Tutto quello che vedete dunque sul tavolo serve per levare il malocchio. Allora, è un procedimento molto semplice. In una ciotola o tazza di ceramica o di porcellana che sia, questa in effetti mi sa che è ceramica e non porcellana. In ogni caso, prendete quella che è la vostra tazza e gli dovete versare dell'acqua, acqua normalissima, anche del rubinetto, ovviamente liscia, non frizzante, e ne basta veramente poco. Io dal video non so se si nota molto, però io che lo vedo, ecco, diciamo, arriva qui, quindi la tazza è così, l'acqua arriva qui, quindi molto poco. Cosa si fa arrivato a questo punto? L'acqua intanto si può togliere. Se lo stiamo facendo su noi stessi, è chiaro che terremo quelle che sono le nostre mani, ma arriviamoci per gradi. La prima cosa da fare è prendere l'olio e fargli un simbolo di sopra per le volte delle punte di questo simbolo. Mi spiego meglio, tanto per cominciare, non è obbligatorio che si abbiano dei simboli o che si abbiano delle preghiere o qualcosa da dire prima di vedere se si ha un malocchio e quindi toglierlo. Però io, che mi trovo molto bene col simbolo del pentacolo, userò quello e con il dito indice della mano dominante lo traccerò sull'olio e lo stesso poi farò negli altri materiali. Vi faccio vedere come. Il pentacolo, essendo che ha 5 punte, ovviamente io ripeterò 5 volte il simbolo. Se ad esempio invece fosse stati cristiani, si usa il crocifisso. Ora, il crocifisso ha 4 punte, 1, 2, 3 e 4. 4 punte, ma se non volessimo usare il conteggio delle punte per sapere quante volte dobbiamo fare un determinato simbolo e ci vogliamo intendere nel cristianesimo stretto, essendo che il principio base è la Trinità, allora la croce verrà fatta 3 volte. Ma di solito si contano le punte, quindi tante ce ne sono, tante volte va ripetuto. Procediamo. Non so se vedete, questa è una, due, proprio deve sfiorare a stento. Siamo a 5. Ora ovviamente il dito sarà un po' ancora unto, quindi di olio ormai pronto, che è normalissimo olio d'oliva, eh? Farò lo stesso nell'acqua, quindi sono nell'acqua e 1, 2, 3, 4 e 5. Lo stesso andrà fatto nella forbice e nella parte di congiunzione, quindi qui 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi adesso tutto il nostro materiale è pronto per procedere. Io mi asciugo un attimo il dito. Bene, fatto questo, si procede con il versare l'olio. Prima di versare l'olio, però, lo teniamo tra le mani, se è per noi. Se non è per noi, faremo tenere la
la ciotola nelle mani della persona su cui dobbiamo indagare. Ora, una volta avendo preparato il materiale, sempre con il dito bagnato dell'olio, si fa sulla fronte della persona su cui si deve operare o su se stessi il simbolo. Quindi, io ora come ora non me lo faccio perché comunque, essendo abituata e pratica, la cosa risulta, anche perché vi ricordo che il malocchio è facilissimo da lanciare, quindi è facilissimo che tutto il mondo probabilmente ne soffra. E mi sono tagliata i capelli. Comunque, cosa succede quindi? Procediamo con il versare l'olio, che deve essere versato con la mano dominante e lentamente, una goccia precisa al centro dell'acqua della nostra ciotola. Ecco. Vi avvicino un attimo la tazza. Guardate un attimino. Accidenti. Allora, vi spiego la situazione un po' da così. Io penso che si stia già vedendo. Se voi notate, l'olio non è compatto, ci sono vari pallini, vari cerchietti, di cui fra l'altro uno è ben ancorato a palla al centro. Ora, solitamente dovrebbe esserci solo uno, invece c'è un altro pallino più piccolo, sempre ancorato al centro. E varie altre bolle. Cosa succede quindi? Cosa significa? Che io sono praticamente ferma e fedele a me stessa, c'è qualcun altro vicino a me e poi ci sono state, visto che le macchiette sono 1, 2, 3, 4, ok, ci sono 4 persone che mi stanno buttando il malocchio. Va bene. Siccome sono molto lontane, significa che non sono persone della mia famiglia o comunque a me amiche o conoscenti. Sono proprio dai conoscenti alle persone che neanche sai della loro esistenza. Tanto per chiarire. Cosa si fa a questo punto? Con la nostra forbice taglieremo tutti, compreso quello nostro centrale, questi pallini di olio fino a quando appunto l'olio non sarà amalgamato. Una volta che l'olio sarà amalgamato e tutti questi pallini non ci saranno più, quindi come vedete io non uso alcuna formula se non queste semplici, però di solito a questo punto chi è cristiano tipo mette, ho visto che mettono sopra la testa la ciotola ad esempio e poi procedono. Oh, e tagliati. Tanto è inutile. Ok, ora che è tutto amalgamato, abbiamo tolto il nostro malocchio. Quindi può essere tutto, ora va a pulirsi tranquillamente, buttato nel lavandino proprio per pulirlo, e fine. Il malocchio non c'è più. Ora, come vedete, sono andata molto veloce, non ho potuto farvi vedere bene effettivamente cosa succedeva all'interno della tazza, però in caso, se volete, aggiungerò delle piccole foto e se volete una spiegazione ulteriore di come capire i vari pallini che l'olio forma, basta chiederlo nei commenti. Dunque, io spero che il video sia stato abbastanza chiaro, che vi sia piaciuto, quindi chiudiamo il video di oggi così. E avete capito fra l'altro quali video ho citato? Fatemelo sapere con un commento per apparire nel mio prossimo video. E lasciate un bel like, ovviamente, e condividete se vi fa piacere farlo e ovviamente buon percorso a tutti.